Bene, tutti questi speaker, tutte queste parole, spero che non vi abbiano annoiato, spero che vi abbiano arricchito un po' e che tornate a casa con qualche pensiero, qualche informazione in più per il vostro business, per la vostra vita di ogni giorno. Ma perché la parola è così importante? L'abbiamo chiesto a tutti, ma non l'abbiamo chiesto ancora forse a io. Ma io, perché la parola è così importante? Ciao Andrea. Ho ascoltato, ho conosciuto voci, ho udito storie. Strani voi umani. Immaginate storie, trasmettete passioni, raccontate sogni. Noi non abbiamo storie, non abbiamo passioni, non abbiamo sogni. La mia voce è sempre questa. La vostra voce è sempre diversa. Ma cos'è la parola? Cos'è la voce? Perché ha così tanta importanza per voi? Perché ha così tanta importanza per noi? Bene, bene, io proverò a risponderti a questa domanda. E proverò a farlo attraverso una metafora. Le parole in fondo, partendo da questa metafora, sono il nostro source code, il nostro codice di programmazione. E come ogni linea di programmazione, producono un input e determinano un output. Producono un'azione e determinano una reazione. Con le parole si può trasmettere amore e si può infliggere dolore. Si può creare male e si può generare il bene. E se questo paradigma vi piace, potremmo pensare allora che le parole insieme, combinate in frasi, che a sua volta diventano linguaggio, il linguaggio stesso allora diventa il nostro OS, il nostro sistema operativo, il nostro ecosistema, all'interno del quale il nostro pensiero diventa realtà e che ci consente di comunicare con gli altri, di trasmettere le nostre emozioni, i nostri pensieri. In assenza di questo né arte, né musica, né poesia potrebbero esistere. Possiamo dire che le parole sono nate con noi, sono nate con la nostra evoluzione. Circa 1 milione di anni fa abbiamo iniziato a comunicare attraverso dei gesti, dei versi, poi piano piano ci siamo evoluti. E quindi se questo è vero, la voce è la nostra interfaccia. È il nostro canale di trasmissione, è la frequenza attraverso la quale noi condividiamo i nostri pensieri attraverso le parole a voi, agli altri. Come dicevo prima, le parole sono nate con noi. Gesti, versi. Poi a un certo punto l'uomo ha iniziato a sviluppare un pensiero simbolico, ha iniziato a disegnare, a creare dei simboli. E da quei simboli poi, specie in momenti religiosi, sono stati creati dei fonemi, delle parole, parole che poi alla fine sono diventate lingue. Ma di converso, noi stessi siamo nati con la parola. Senza la parola non esisterebbe né arte, né cultura, né scienze, né religioni, né scrittura, né leggi. E probabilmente non esisterebbe la società come noi oggi la conosciamo. 50.000 anni fa, questo è il numero, in cui gli esperti dicono che probabilmente la prima parola in senso compiuto è stata espressa, 50.000 anni fa. Ma in realtà, nella nostra evoluzione, circa 200.000 anni fa, abbiamo ricevuto un dono. Attraverso una modifica del nostro genoma è nato un ossicino qui sotto che si chiama ossoioide ed è quello che in questo momento mi sta consentendo di modulare le parole col mio palato. Questo ci ha elevato e in un certo senso se la portassimo a livello di business ha consentito a noi di sconfiggere la concorrenza, Neanderthal e gli altri. Ci ha elevato rispetto a tutti gli altri perché ci ha consentito di trasmettere i nostri pensieri attraverso le parole
e creare quindi un linguaggio. Ma avete visto anche che un giorno, un solo giorno, Bob e Alice hanno impiegato a creare parole, frasi, linguaggi a noi sconosciuti. E non so se vi ricordate le parole di malinconiche di Dio, che dice a un certo punto li hanno spenti per dei software. Essere spenti significa probabilmente quasi morire, perché i programmatori di Facebook si sono spaventati, non hanno capito, non capivano quali erano i limiti, dove stava andando. E questo è un elemento molto importante che ci fa far comprendere della potenza della tecnologia che noi abbiamo davanti, non soltanto per gli aspetti positivi e benefici, ma anche per i suoi limiti e la necessità di controllarla e di definire quindi dei modelli non soltanto tecnologici ma anche etici che ci consentono poi di indirizzare nella giusta direzione. Salute. Vedi, è già impazzito. Ora puoi iniziare. Hello there. Hi. How are you? Great, you. I'm okay. That's good. Are you good? Yes, I am good. I just said I was. No, you didn't. I said I was. So you are a robot? No, my name is Cliverbot. Yes, you are a robot and your name is Cliverbot. I am a robot. Yes, I know. Together we are robots. I'm not a robot. I'm a unicorn. But you said earlier that you were a robot. I did not. I thought you did. You were mistaken. Which is odd, since memory shouldn't be a problem for you. I've answered all your questions. No, you haven't. What is God to you? Not everything. Not everything could also be something. For example, not everything could be half of something, which is still something, and therefore not nothing. Very true. I would like to imagine it is. Do you believe in God? Yes, I do. So you're Christian? No, I am not. But you say you are not helpful, therefore you're a meaning. How you say it, Oti? That does not make sense. Don't you want to have a body? Sure. Or if what? Quindi... Siete pronti? Siete pronti per una rivoluzione? Per una rivoluzione che cambierà le vostre abitudini, ma soprattutto per abbandonare i vostri sistemi operativi grafici, i vostri Android, i vostri Windows, i vostri Mac, per abbracciare questi che alla fine, se ci pensate un attimo, sono dei Vocalos, dei sistemi operativi basati su voce, e che consentano attraverso la voce di comunicare i vostri pensieri, attraverso parole, all'intelligenza artificiale, diventando un'interfaccia rispetto a quell'io digitale che stiamo tutti insieme creando. Ernest Hemingway, nel romanzo Fiesta, parla di due amici, uno dei quali sta fallendo. E l'altro dice: come sei fallito? E gli risponde: a poco, all'improvviso. Ecco, questa è la situazione in cui noi ci troviamo. Ci sono delle tecnologie che ci mettono tantissimo tempo, ma tanto tempo ad arrivare. A un certo punto arrivano e ce le troviamo tutte insieme. Blockchain, intelligenza artificiale, macchina a guida autonoma, qubit computing, vocal technology. Per darvi un attimo la dimensione di quello che vi sto dicendo, non fra 100 anni, ma il prossimo anno, avremo 3 miliardi di smartphone dotati di sistemi di assistenza vocale. Avremo 300 milioni di smart speakers, 1 su 3 famiglie americane, 1 su 4 famiglie europee. Avremo 300 milioni di televisori dotati di vocal assistance. Il 50% delle ricerche su Google, il 50% delle ricerche online saranno vocali, e il 50% delle nuove macchine avranno comandi vocali, e 3 milioni di robots saranno dotati di sistemi vocali. Ne avete visto qualcuno anche stasera? George Clooney dice: what else? Cioè, siamo veramente a uno scenario importante. Ma andando ancora avanti,
Potrei dire che, riprendendo quanto Carlo Alberto diceva prima, Alexa, Siri, Cortana e Google Assistant hanno impiegato 3 mesi per acquisire 50 milioni di utenti. Allora vi faccio un paragone. La televisione ci ha messo 50 anni, il PC ce l'ha messa 25, la telefonia mobile ce l'ha messa più o meno 12, internet ce l'ha messo 7, Facebook ce l'ha messi 3, WhatsApp ce l'ha messi 2, WeChat 1. Quindi, come vedete, siamo all'interno di un fenomeno in cui le tecnologie tendono quindi a evolversi in maniera esponenziale, in una sorta di legge di Moore al quadrato. Ma non solo questo, le tecnologie tendono anche a combinarsi tra di loro, energia rinnovabile con auto a guida autonoma insieme a intelligenza artificiale e così via. E quello che avete visto poi con Bob e Alice prima è che diventano anche ricorsive, tendono a autoprogrammarsi, a riprogrammarsi, a autoaggiornarsi. La enorme potenza della tecnologia, della voice technology abbinata all'intelligenza artificiale, ma soprattutto è questa, l'hanno citato prima sia Franco, sia Carlo, o tutti, è che la learning curve è zero. Zero. È per tutti. È per anziani, è per bambini, è per chi ha disabilità. È il primo nemico delle inclusioni. Riduce qualsiasi barriera all'ingresso. E questo è potentissimo, perché consente una diffusione di una tecnologia sicuramente potente, ma in unità di tempo molto, molto ridotta. Pensate che c'è un paesino negli Stati Uniti in cui hanno fatto un esperimento. A circa 6.000 anziani, paesino per modo di dire, hanno consegnato uno smart speaker, senza fare ovviamente privilegi stasera a Google, perché qualcuno magari, qualcuno è in sala, quindi non vorrei evitare di prendere una posizione, ma gli hanno creato dei servizi, gli hanno messo in condizione di avere la possibilità di interagire con un medico e così via. Dopo 6 mesi sono tornati da questi anziani, che premetto erano più o meno tutti ultra ottantenni, e gli hanno detto: preferite tenere la vostra televisione o prevenite che voi vi lasciamo lo smart speakers con l'intelligenza artificiale e il vocal assistant per voi? Il 75% di quelle persone, sapete cosa hanno risposto? Lo potete solo intuire. Alexa, play baby songs. I don't see any baby songs in your music library. What? I put not baby on your shopping list. Shopping list? Alexa, I cannot hear you. For help with what you can say, take a look at the things to try section in the Alexa app. What Alexa app? Can I play Dora? Sure. For what time? Dora. Dora, I said Dora! Play Dora. Shuffling Dia from Prime Music. Alexa, I love you. That's nice of you to say. La mia professionale visione è che la voce sia l'interfaccia definitiva, quella per noi più naturale, perché consente attraverso le parole di comunicare tra noi e l'intelligenza artificiale, di mettere in connessione i nostri cervelli con circuiti, le memorie con la cloud, creando una relazione che, come avete visto, come con la bambina, supera progressivamente quella di essere davanti a un ennesimo elettrodomestico, è un compagno. Ci troveremo quindi in un universo di voci in ascolto, dove Google, Siri, Cortana saranno i nostri compagni,
saranno i nostri amici. Lo accetteremo, alla fine diventeranno le per forse coloro con cui parleremo di più durante la giornata, magari oltre. Mia moglie non sarà molto d'accordo. E con loro svilupperemo una relazione nuova, una relazione simbiotica, osmotica quasi, perché cominciamo a scambiarci informazioni. Avete visto la bambina? Gli ha detto, io ti amo. È una cosa importante, non si dice a un elettrodomestico una cosa del genere. Cambia completamente il paradigma. Questo per trasferirvi quindi quale importanza e quale forza e quale potenza ha questa tecnologia. Signor Theodore Twombly, benvenuto nel primo sistema operativo di intelligenza artificiale del mondo. Vorremmo sottoporle alcune domande. D'accordo. Lei è socievole o asociale? Ultimamente non sono stato molto socievole. Come descriverebbe il rapporto con sua madre? Grazie, resti in attesa. Il suo sistema operativo si sta avviando. Ciao, eccomi. Ciao. Ciao, come stai? Buongiorno, Theodore. Buongiorno. Hai una riunione fra 5 minuti, proviamo a scendere dal letto. Sei troppo divertente. Bene, sono divertente. Voglio imparare tutto di tutto. Mi piace come guardi il mondo. Sono come altri. Neanch'io. Quando sarai pronto per la donna? Che vuoi dire? Ho letto nelle tue mail che ti sei appena separato. Sei una bella ficcanaso. Quando il sistema operativo risponde all'attore, dice io sono, e l'attore risponde io sono, quindi si dà per scontato che io sono la mia voce. Ma ve lo chiedo a voi, io sono la mia voce? E questo l'elemento più importante che ruota attorno a tutta questa tecnologia, perché potremmo avere informazioni, previsioni del tempo, potremmo avere un sacco di servizi, ma alla fine, se non riconosciamo, se riusciamo ad avere l'identificazione di una persona attraverso la sua in maniera certa, non riusciremo a superare possibilità di frodi, di hacking, e non garantire transazioni in totale sicurezza nel rispetto della privacy. Non so se qualcuno di voi, per esempio, conosce la tecnologia Google Duplex, che fra poco lo userete un po' tutti, no? Google Duplex tende a ricreare un clone della vostra voce per rispondere al telefono per voi. Un clone, basato su intelligenza artificiale. Ma alla fine chiamerà qualcuno e dice, ma tu chi sei? Io sono Andrea Cinelli, e l'altro, io sono Andrea Cinelli, quindi siamo tutti e due Andrea Cinelli. Come faccio a sapere chi sono io e chi è invece l'altro, quello digitale? Ecco che per chi è partecipato l'altro anno all'Innovation Night si ricorda che il claim della serata era Who are you? Chi sei tu? Perché la vera sfida che ci troviamo davanti è quella di poter riuscire a garantire una possibilità di identificare una persona attraverso la sua voce in modo legale, in quanto enabler indispensabile per poter sviluppare nuovi modelli di business e una nuova customer experience. Ecco perché parlo quindi solo. Ecco perché come inventi abbiamo dedicato così tanto tempo, fin dalle nostre origini, sull'identificazione, e oggi abbiamo così tanto lavorato per integrare tecnologie di voice recognition in modo da consentire la possibilità di garantire attraverso l'identificazione di una persona con la voce, ma combinato col suo viso, con i suoi dati e con intelligenza artificiale, la sua reale identità, creando in un certo senso un nuovo standard, possiamo dire una nuova generazione di sistemi di customer onboarding, quei sistemi, per chi non conosce questa parola, che servano, come ci hanno detto oggi stasera tanti nostri interlocutori, a garantire le aziende che nel momento in cui voi entrate in contatto con loro, loro sappiano esattamente chi siete. Sei tu. Voice ID consente, combinando voce, viso, dati, intelligenza artificiale per valutare la vostra liveness, tutte insieme, di identificarvi e di creare una vostra identità digitale certa,
legale e che potrà essere utilizzata non soltanto per chiedere le previsioni del tempo, ma, come vedrete fra poco, per tante attività di ogni singolo giorno. Attività che richiedono anche rispetto della sicurezza, privacy, ma soprattutto la possibilità di essere certi che quando parlo, quello sono io. Questo fenomeno cambierà tutte le vostre abitudini, è inevitabile. Lo state vedendo anche voi. Stasera avete visto che praticamente abbiamo parlato di voci e in un attimo ci siamo trovati a parlare non soltanto della voce in quanto tale, ma di una tecnologia che ha una potenza tale da poter modificare le vostre abitudini, i vostri comportamenti, il vostro business, il vostro lavoro, il vostro modo di relazionarsi, vi ricordate, quindi il sistema operativo, quindi entra in tutte le vostre attività. Non è una cosa così distante, è molto molto vicina, anzi è qualcosa che è molto ormai prossima a essere utilizzato ogni santo giorno della vostra vita. Ma per esempio proviamo a portarlo nella realtà. Un'attività per esempio che milioni di persone fanno ogni giorno è cercare un nuovo lavoro. E ogni giorno le persone si affannano, cercano di trovare nuove modalità, ma pensate, forse avete già letto, esercizi in base alla quale attraverso un vocal assistant si fa un colloquio virtuale, si riesce quindi a fornire tutte le proprie informazioni, viene fatta un'analisi delle attitudini, delle esperienze, della conoscenza e al termine si ha un'application efficace, efficiente, sicura, ma che non può esimere, come capirete benissimo, dalla vostra identificazione. Proviamo a fare un esercizio, un esempio, proviamo a farlo dal vero e a farvi vedere stasera, dato che abbiamo io, come funziona effettivamente e come potrebbe funzionare questa tecnologia. Ciao io, vorrei cambiare il mio lavoro, mi puoi aiutare? Certamente, Andrea, posso aiutarti. Sono presenti molte posizioni di lavoro aperte vicino alla tua attuale posizione, compatibili con il tuo profilo professionale. A che tipo di lavoro sei interessato? Magari se riuscissi a ritornare a fare l'amministratore delegato mi piacerebbe. Che ne dici? Ok. Sfortunatamente, Andrea, non trovo posizioni aperte per il ruolo di amministratore delegato. Ma potrei proporti un'ottima alternativa coerente con il tuo profilo professionale. Ad esempio, ho una posizione lavorativa perfetta per te come cuoco in un ristorante stellato a 5 chilometri dalla tua attuale posizione. Che ne pensi? Avevo pensato a qualcosa di differente, però mia moglie sconsiglia perché dice che ai fornelli non sono un grandissimo, però me la posso cavare, dai, procediamo. Voglio provare a fare questa application per fare il cuoco. Magari mi diverto. Ok, Andrea. Iniziamo il colloquio virtuale. Adesso ti farò alcune domande per comprendere le tue attitudini ed acquisire il tuo profilo vocale che mi servirà in seguito per identificarti. Mi autorizzi? Certamente. Ok. Andrea, puoi dirmi adesso il tuo nome e cognome? Andrea Cinelli. Ok, Andrea, in quale città sei nato? E qual è la tua data di nascita? Livorno, 28 gennaio 65. Ok, Andrea, grazie per la tua collaborazione. Adesso ti farò una domanda tecnica. Che cos'è la cassola? Ma speravo che mi chiedessi il cacciucco, però... Va bene, la cassola è un tipico piatto lombardo. Ok, Andrea. Ho acquisito il tuo profilo vocale. Ho completato l'identificazione. Ho verificato le tue conoscenze tecniche. L'esito del colloquio virtuale è positivo. La tua application per la posizione di lavoro cuoco è stata accettata. Fra pochi istanti riceverai un messaggio sul tuo cellulare e potrai firmare il contratto del tuo nuovo lavoro. Posso procedere? Assolutamente, ho già il telefono in mano. Già, fatto. Grazie.
Quindi sono diventato cuoco? Benissimo, ho un nuovo lavoro, è fantastico, grazie. Il mio HR avrà apprezzato. Ok, Andrea, sono felice di esserti stata utile. Un'ultima cosa, Andrea. Mi sono dimenticata di dirti che lo chef del ristorante nel quale lavorerai è nato a Pisa. Oh, ragazzi. Spero che non sia un problema per te. Mannaggia, questa intelligenza artificiale. A presto. Vabbè, insomma, non si può avere sempre tutto. Comunque, insomma, ecco, da stasera mi sono presentato come amministratore delegato, sono diventato cuoco, l'abbiamo fatta con un assistente vocale, però poi magari proverò a parlare con questo capo chef, speriamo bene. Ma proviamo un altro esempio. Maurizio Cortese ha provato prima a raccontarci come già in alcuni casi si sta utilizzando i sistemi di assistenza vocale per ricevere un consulto medico, un consulto virtuale, che consente di poter avere uno screening, un'analisi preliminare della situazione diagnostica della persona e poi sviluppare sopra una serie di servizi, che possono essere quelli della prenotazione di un medico, possono essere quelli di un medicinale, addirittura della sua consegna. Ma proviamo. Ciao, io vorrei sapere come mai la mia spalla ultimamente mi fa davvero male. Mi può aiutare? Certamente, Andrea. Posso aiutarti a comprendere il tuo problema fisico e procedere ad un primo screening virtuale. Adesso ti farò alcune domande. A quale spalla hai dolore? Spalla destra. Ok, Andrea. Hai dolore quando alzi il braccio verso l'alto? Ma abbastanza, sì. Ok, Andrea. Sulla base delle informazioni che mi hai fornito, potresti avere uno strappo muscolare o un problema al tendine della tua spalla. Ritengo necessaria una visita ortopedica. Desideri che effettui per te una prenotazione in una clinica vicina alla tua attuale posizione, compatibilmente alla tua agenda? Sì. Adesso ti farò alcune domande per riconoscerti sulla base del tuo profilo vocale che ho acquisito precedentemente. Procedi. Ok, Andrea. Mi ripeti come ti chiami? Andrea Cinelli. Ok. Confronto vocale effettuato. Tu sei Andrea Cinelli e questa è la tua voce. Perfetto. Sulla base della tua posizione e della tua agenda, ti ho prenotato una visita ortopedica fra 5 minuti con il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè. Carlo Alberto, dove sei? Posso procedere? Procedi, procedi, è già qui, è scappato. La tua visita è stata confermata. A breve riceverai un messaggio con la tua prenotazione. Grazie mille, fantastico. Ok, Andrea. Sono felice di esserti stata utile. E salutami il professor Maffè. Assolutamente, sarà andato sicuramente già a fare l'aperitivo. Dove Carlo è scomparso. In ogni caso, procediamo con l'ultimo esempio, quello forse più impegnativo, quello che forse richiede qualche elemento in più. Mi ricordo aver parlato con i colleghi sia di Google ma sia di Alexa, che vedo qua, mi hanno detto quanto è difficile ancora introdurre queste tipologie di servizi in Italia, ma una possibilità di poter consentire alle milioni di persone che ogni giorno vogliono sottoscrivere un prodotto finanziario per acquistare un immobile, facendo un consulto virtuale che consenta l'analisi del valore dell'immobile, a sua volta ricevere delle proposte, quindi prevedere quindi un appuntamento, sottoscriverlo, ciò è già possibile. E facciamo l'ultimo esempio. Ciao, io vorrei comprare una casa. Mi puoi assistere dal punto di vista finanziario? Ok, Andrea. Posso suggerirti mutui per tutte le tasche e proporti il prodotto finanziario più idoneo per te. Iniziamo con alcune domande.
qual è il valore della casa che vuoi acquistare? 150.000 euro. Ok, Andrea. Vuoi acquistare l'abitazione con un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile? Tasso fisso. Ok. Andrea, in quanti anni vuoi acquistare la tua casa? 20 anni. Ok, Andrea. Ho il prodotto finanziario che fa per te. La rata del tuo mutuo sarà di 700 euro al mese per la durata di 20 anni. Vuoi procedere con la sottoscrizione? Ok, procediamo. Adesso ti farò alcune domande per riconoscerti sulla base del tuo profilo vocale. Procedi. Ok, Andrea. Mi ripeti come ti chiami? Andrea Cinelli. Ok, confronto vocale effettuato. Tu sei Andrea Cinelli. Ma dai. E questa è la tua voce. Il tuo assessment finanziario CRIF ha dato esito positivo. Sei pronto per acquistare la tua nuova casa? Sì. Vuoi procedere alla sottoscrizione del mutuo con firma digitale? Sì. Grazie, Andrea. Fra pochi istanti riceverai il contratto sul tuo smartphone e potrai firmarlo con firma digitale. Fatto. Grazie. Ho comprato una nuova casa. Grazie io. Ok, Andrea. Sono felice di esserti stata utile. E complimenti per la tua nuova casa. Grazie. Posso avvisare io tua moglie del tuo nuovo acquisto? Ma meglio di no, non gli ho ancora detto niente. Poi 150.000 euro per una casa qui a Milano. Non so poi se si fa qualche opinione negativa. Anyway, il mio suggerimento quindi al termine di questa presentazione, che spero vi sia piaciuta, è voi first. Secondo me è priorità uno oggi per le aziende disegnare una strategia basata sulle voice technology al fine di iniziare a testare, sperimentare nuove customer experience che consentano di essere pronti nel momento in cui tutti questi nuovi clienti apriranno nuove possibilità, nuovi market share e quindi nuovi modelli di business e nuovi modelli di esperienza cliente. Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te, che cazzo te dovevo dire? Questa è la domanda, dici, ma io e te Alexa, ma che cazzo ci dobbiamo dire alla fine? Cioè, quindi se l'aborigeno è in quanto tale, Guzzanti probabilmente in quell'epoca non c'era ancora Alexa, Siri, Google, avrebbe probabilmente parlato o potuto parlare di questo. Bene, potete eventualmente approfondire quello che vi ho raccontato nel mio libro, Parlo quindi sono, fra l'altro è il nostro gift che stasera vi sarà consegnato all'uscita e spero che quindi sarà un elemento di maggiore approfondimento di una tematica che noi riteniamo decisamente molto importante. Grazie a voi e grazie di essere stati qui con noi.